Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli risposero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Parola del Signore. Del Santo Evangelo, cancelli dei nostri peccati. È bello ritrovarci, fratelli amati nel Signore, per celebrare l'Eucarestia, che è il nostro dire grazie al Signore. L'Eucarestia che è appunto il ringraziamento al Padre per averci donato il suo Figlio Gesù, per averci scelti, per aver voluto dimostrarci il suo amore. Il Signore ci ha dimostrato tutto il suo amore, tutta la sua benevolenza, la sua grazia, mandando il suo Figlio Gesù, il quale, Verbo eterno del Padre, consustanziale al Padre, la seconda persona divina della Santissima Trinità, ha voluto assumere la natura umana. Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia, di bontà, di misericordia verso di noi. Gesù è il volto amorevole del Padre e Gesù ci rivela quest'amore del Padre fino alle estreme conseguenze. Così ha amato i suoi che erano nel mondo e li amò sino alla fine. Gesù ci ha dimostrato quest'amore e non solo, ce l'ha dimostrato salendo sulla croce, ce l'ha dimostrato non a parole, potremmo dire con i fatti, ancora di più con la vita, perché un'opera, un gesto, una generosità già dimostra la squisita generosità di una persona. Quando tu chiedi ad una persona qualcosa, quella persona può risponderti donandoti, partecipandoti qualcosa, può fare per te qualcosa. Ma colui che dona la vita ti dona tutto. E Gesù ci ha donato tutto, si è fatto tutto a tutti, si è fatto in tutto simile a noi, eccetto il peccato, per distruggere il peccato con la sua morte, con la sua gloriosa risurrezione. E ascendendo al cielo ci ha preparato un posto. Egli siede alla destra del Padre e di là verrà nella gloria per prenderci con Lui, perché dove è Lui nostro Re, Signore nella gloria, siamo anche noi. A volte, ecco, la fede nella Trinità Santissima, la fede in Cristo Gesù, come diciamo nell'atto di fede espressamente, credo in tutto quello che la Chiesa si propone a credere espressamente, credo in Cristo Gesù, Figlio di Dio che si è fatto uomo. E nell'atto di fede, vedete, fratelli cari, noi con le parole dichiariamo quello che la Chiesa, illuminata dalla grazia dello Spirito, ci permette
di fare esperienza attraverso la liturgia, attraverso i segni sacramentali. E oggi nella Chiesa, ecco, c'è un passo illuminante che abbiamo ascoltato proprio tratto dalla pericope evangelica che è stata proclamata da parte dell'Evangelista Giovanni al capitolo sesto, proprio al versetto 30 ci viene detto che la folla dice a Gesù: qual è il segno che tu fai perché possiamo, perché vediamo e possiamo crederti? Forse qualcuno di noi, forse più di qualcuno di noi, avrà detto: ma chissà se il Signore facesse un miracolo grande, eclatante, dove tutti possano vedere. Potremmo dire che la nostra fede sarebbe così corroborata, sarebbe così fortificata, sarebbe così chiara. La presenza di Dio, l'esistenza di Dio, nessuno la potrebbe più mettere in dubbio e quindi tutti sarebbero costretti a credere. Vedete, fratelli cari, la fede è una risposta, non è tanto una prova dell'esistenza di Dio, è la risposta dell'amore di Dio verso di noi. Ed è una risposta nostra all'amore di Dio che ci ha chiamati non solo all'esistenza, ma anche a far parte della sua famiglia. Forse anche noi, come la folla, vorremmo dire a Gesù: Signore, fai un miracolo, così che tutti possano vedere e tutti siano costretti a credere. Gesù ci lascia liberi. Gesù ci invita a credere in Lui. Chi crede in me farà le stesse cose che ho fatto io. Le opere che ha compiuto Gesù nella carità anche noi le dobbiamo compiere, altrimenti, fratelli amati, rischiamo veramente che la nostra fede sia fatta solamente di opere o sia fatta solo di parole o sia fatta semplicemente di gesti da ripetere, da dire, da fare, ma che non ci cambia la vita. Invece la nostra fede in Cristo Gesù deve essere adesione piena a Lui che è il Signore. Gesù è il Signore. Nella Chiesa oggi si ricorda una figura di un eminentissimo vescovo che tra il III e il IV secolo, nell'Alto Egitto, lui difende la fede cristiana da un errore molto forte e diffuso, l'errore degli ariani, i quali dicevano che Gesù era una creatura di Dio, non era Dio, mentre il Concilio di Nicea nel 325 dichiarava che Gesù è vero Dio. E noi sappiamo che Gesù è vero Dio. Gesù si è fatto uomo, ma pur facendosi uomo in tutto simile a noi, eccetto il peccato, è rimasto Dio. Vero Dio, ma anche vero uomo. Vero uomo, ma anche vero Dio. Lui, Gesù, Verbo eterno del Padre, la seconda persona divina della Santissima Trinità, consustanziale al Padre, generato dal Padre prima della creazione del mondo, prima di tutti i secoli, lui si è fatto uomo, è venuto nel tempo, è entrato nella storia, è stato intessuto nel grembo virginale di Maria per opera dello Spirito Santo, perché il Padre lo ha mandato. E pur divenendo uomo è rimasto Dio e ha posto la sua tenda in mezzo a noi, e noi abbiamo visto la sua gloria, ci dice San Giovanni nel prologo, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia,
pieno di bontà, pieno di misericordia. E di questa bontà, misericordia e grazia noi possiamo fare esperienza. Come? Attraverso i segni sacramentali. Noi possiamo fare esperienza di Gesù vivo, di Gesù risorto, il quale ci invita a stare con Lui. Ora io mi domando una cosa molto bella. In questo periodo di Pasqua, vedete, è caratterizzato il nostro tempo pasquale da quelle che sono le cosiddette apparizioni del risorto. Di domenica in domenica, di settimana in settimana, la comunità cristiana sta rileggendo come Gesù risorto appaia ai suoi discepoli, agli apostoli radunati nel cenacolo, ai discepoli di Emmaus. E io penso una cosa: se in questo momento, non solo a livello di fede, non solo a livello soggettivo, facendone esperienza personale, ma anche a livello oggettivo, noi avessimo l'apparizione di Gesù, Gesù in questo momento si manifestasse qui, intanto io penso che ci farebbero subito un trattamento sanitario obbligatorio, tutti, o rischieremmo seriamente di essere, come posso dire, accusati di esserci messi d'accordo. I cristiani, gli apostoli, i discepoli si sono fatti ammazzare per testimoniare che Gesù è risorto. Santo Stefano, nella prima lettura l'abbiamo ascoltato, è stato ucciso, assassinato, trucidato barbaramente. Forse lui ha compreso appieno quanto anche Papa Francesco ancora fa risuonare nella Chiesa dicendo: meglio non essere cristiani che dei cristiani ipocriti. Meglio non dirsi cristiani e cambiare mestiere, cambiare strada, piuttosto che essere dei cristiani che hanno poco a che fare con il nome di Cristo Gesù Signore. Essere cristiani è ben altra cosa, fratelli amati. Essere cristiani significa far parte del suo corpo mistico, far parte della Chiesa. Sant'Atanasio, per amore di Gesù, per amore della Chiesa, per amore dell'ortodossia, per amore della Santa Chiesa Cattolica, si è lasciato esiliare ingiustamente. Ha subito grandi sofferenze. Ancora oggi tanti nostri fratelli cristiani vivono questa esperienza del dolore, della persecuzione. E l'unico estremismo, ce lo riferiva il Santo Padre, Papa Francesco, può essere la carità. L'unico estremismo che è concesso ai credenti è vivere la misericordia. Accogliere l'altro, non imporre nulla. Il nostro essere cristiani è fatto proprio perché abbiamo scelto Cristo, Cristo Gesù Signore. Se siamo qui, fratelli carissimi, non è perché qualcuno ci ha costretti, ma perché sappiamo che qui possiamo incontrare Gesù vivo. Perché qui possiamo fare esperienza dell'amore del Signore, e questa esperienza dell'amore del Signore cambia la nostra storia, cambia la nostra vita. Nella misura in cui noi apriamo il nostro cuore al Signore, la nostra vita diventa meravigliosa. Agli occhi degli uomini possiamo subire castighi, punizioni, umiliazioni. Siamo nel mese di maggio, mese dedicato alla Santissima Vergine Maria dalla tradizione e devozione cristiana. Maria ha ricevuto grandi umiliazioni. Chissà quante parole cattive, chissà quanti giudizi, quanta malvagità che ha dovuto subire
sicché lei stessa nel suo canto di lode al Signore ha detto: grazie, Signore, perché tu hai guardato all'umiliazione della tua serva. Tutte le umiliazioni che io ho passato, sto passando e passerò, tu le conosci tutte, oh Signore. Essere cristiani significa salire sulla croce con Gesù, essere crocifissi con Cristo, ma essere anche partecipi della sua gloria, del suo trionfo, della sua risurrezione. E vogliamo chiedere al Signore questa grazia per noi, per i nostri cari, per quanti si raccomandano nelle nostre preghiere, per quanti vorrebbero essere qui con noi, e lo sono, non solo spiritualmente, ma negli affetti e soprattutto nella preghiera. Abbracciati nell'amore del Signore, quell'amore che rinnova ogni cosa, quell'amore che fa nuove tutte le cose, anche le nostre vite. E quindi veniamo rinnovati anche nel corpo, nella nostra memoria, nei nostri affetti. Noi veniamo rigenerati, perché in Cristo Gesù diventiamo creature nuove, diventiamo figli amati dal Padre. E vogliamo ringraziare il Signore perché ci offre questo pane. Gesù ci dona, sotto le specie del pane e del vino, non un segno, ci dà se stesso, la sua presenza viva, il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità, tutta la sua persona ci viene donata. Gesù ci fa dono di sé, Gesù fa dono alla sua Chiesa della sua presenza, una presenza viva e vivificante, una presenza che rinnova la nostra esistenza. Io sono il pane della vita, è Lui che viene ad estinguere la nostra fame, è Lui che viene ad estinguere la nostra sete, è Lui che ci abbraccia, che ci rigenera, che ci rinnova, è Lui che vogliamo adorare stasera, è Lui che vogliamo guardare, non agli altri, non agli uomini, non alle realtà terrene, a Lui, al Signore del tempo e della storia, al Signore delle nostre vite, al Signore cui appartengono i secoli, l'eternità, a Lui la gloria per tutti i secoli e in eterno.